Buongiorno, questo è Electric. Beh, qualche giorno fa, quando sono arrivato in ufficio, mi è sorto un dubbio, o meglio dire un quesito che non mi permetteva di lavorare. La domanda che girava nella mia testa era semplice, ma complessa allo stesso tempo. Perché i giovani scappano dall'Italia? È un paese politicamente stabile, abbiamo Renzi a cui piace tanto comandare, ma non comanda più un ceppo. Una destra che sembra un puzzle di 1000 pezzi nel quale ci sono 100 pezzi mancanti. Grillo e i 5 Stelle che animano sempre la scena e che non prendono una posizione chiara in ambito politico, e un simpaticissimo e non ultimo Gentiloni che sta lì, parcheggiato. E beh, qualcuno deve pur tener calda la poltrona più importante del paese, no? Abbiamo un'offerta di lavoro per i giovani davvero ampia. Ci sono posti di lavoro ovunque, basta guardarsi intorno. Abbiamo la cucina migliore del mondo, città stracolme di storia dell'umanità e tanta gnagna. Proprio tanta. Questi ultimi 3 punti sono gli unici non ironici. Attanagliato da un simile dubbio, ho deciso di dirigermi a Venezia per chiedere un favore a un'amica. Eleonora, vi devo chiedere un favore. Vi devo chiedere un favore. Non ti vogliamo sentire più. Mi devo togliere un dubbio, mi accompagnate in Olanda domani. Sì. Posso dormire da te che non so dove dormire? No. Sì. Yeah! Poi ho pensato però che avrei dovuto trovare un nome adatto a questo programma YouTube, se così lo vogliamo chiamare. Il testimone, mi sono detto. È perfetto. Poi cercando su internet ho scoperto che già esiste un programma che si chiama così e di cui, giuro, non so affatto nulla. Se non che ormai all'ottava stagione, che è fatto da Piff, regista del magnifico film La mafia uccide solo d'estate e In guerra per amore, ma ripeto, non ho idea di chi sia questo Piff, che stimo e adoro. Ho pensato quindi di dare un nome più internazionale e innovativo. Illuminazione. Lo chiamerò The Testimone. Testimonator, colui che racconta e testimonia con aggressiva determinazione, cioè io. Quanto tempo sei stata a Berlino tu? Un anno. Hai sentito delle differenze significative tra le varie università? Tra l'università tedesca? Significative tra l'università tedesca e quella italiana? Esatto. A livello culturale quella italiana non pecca rispetto a quella tedesca. A livello di offerta formativa, anzi no, più di offerta di materiali, la metterei così, Berlino era superiore, nel senso che c'era un laboratorio per fare i modelli. Parliamo dei soldi, di offerte per viaggio all'estero. Ci saresti rimasta? E pagavo... Tipo lavorare oltre, ci torneresti? Forse sì, io vorrei rimanere in Italia, ma se non ho possibilità qui di avere uno stipendio degno, quando io scapperò, se scapperò te lo dirò. E lo scopriremo perché questi giovani se ne vanno. Siamo noi a sbagliare? Ho sempre un'ansia terribile quando i bagagli stanno nella stiva. Dei pullman. Il mio bagaglio. Erika, perché tu non scappi dall'Italia? Perché tu rimani qui? A Torino non c'è niente, non capisci? Allora, computer e videogiochi o qualunque cosa, rigorosamente in modalità aereo, anche se rischiano di prendere il volo. La valigia va esclusivamente sotto la sedia. Le cinte penso di essere in grado di saperle allacciare, insomma. Attenzione che le valigie ogni tanto cascano in testa, quindi attenti. Divertirsi, mi raccomando, scendendo dallo scivolo. In omaggio un vestitino per il vostro bambino e anche per voi, perché no? Come sono un italiano tamarro, mi devo far riconoscere. Wow, bella! Sono uscito da una bidella! Lei mi conosce, amica mia! Sì, tutto colorato, ma che è tutto sto colore? Bianco e nero e tristezza ci vuole. Il ragazzo che state per vedere, che ci è venuto a prendere all'aeroporto di Rotterdam, è Silvio, un ragazzo delle mie parti, di Camerino, e sono ben 2 anni che è in Olanda a studiare architettura. Infatti lui è la scusa e il motivo per cui siamo tutti qui, proprio perché si laurea. Siamo tutti molto orgogliosi di lui. Questa è l'Olanda, è qui che scappano i giovani. Sarà perché qui le piste ciclabili
sono una cacchio di strada. Forse i giovani vengono qui perché è la culla dell'architettura contemporanea. Perché? Guardiamo. Secondo me i giovani scappano perché vengono attirati dai palazzi estremamente alti come questo, come quegli altri, come insetti alla luce. Forse per questo. Perché di gente non ce n'è tanta, non c'è nessuno. Questa è anche un'ottima location per un bel video, no? Forse è per questo groove che i giovani vengono qua. Questa musica funky, yeah! In realtà è jazz, però un po' funky. Che ne pensi di Rotterdam? Piace, è una bella città, la trovo molto calorosa. Scapperesti qua? Non lo so, sono un appassionato di altri paesi e questo non mi fa impazzire. E l'Italia ti fa impazzire? L'Italia mi fa impazzire, è il posto più bello del mondo in realtà. Un compagno! Lui è un giovane scappato in Olanda. Oddio, un autoctono! Guardate i prezzi, signori, qui i giovani scappano ma spendono anche. Adesso ragazzi, fuori una cosa strafica. Vedete, questo è un container. E dentro il container, indovinate cosa c'è? C'è un cazzo di bagno. C'è un cazzo di cesso dentro il container. È fantastico. Ci sta di tutto dentro il bagno. Questo è un container. Fico. Oh, sono io. Ciao. Ciao io. Forse è perché ci sono ponti gialli che gli italiani scappano. I giovani scappano qui in Olanda. Non lo so. Diventa sempre più complesso. Sarà perché qui ci sono orti urbani, così conosciuti, orti urbani, famosissimi, qui si coltiva, per tutti, proprio per tutti. Questa piazza gigante! Forse per questo che i giovani vengono qua, perché hanno spazio. Devo ammettere, qui è bello, è tutto bello, mi sentono le risate delle persone che corrono, si divertono in piazza. E mi sa che ci rimango anch'io in Olanda allora, perché ora mi inizio a spiegare perché i giovani scappano qui. Chiaro, guarda come zompettano, si divertono, eh? Come si chiama questo posto, Leonora? Marthal. Come? Marthal. Marthal, sembra un Marthal. Sembra, detto da me sembra la parola indiana, ma non è. Ma adesso guardate quanto Marthal. È bello fuori e dentro. Pa 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 pa! Baby! That's what I'm talking about! Guarda che roba, zio! Qui mica si boccia! Adesso mi inizio sempre di più a spiegare perché scappare in Olanda. Guarda che roba. Un motivo per il quale non scappare in Olanda è perché ti danno un litro di caffè anziché un espresso piccolo. Questa è quella che è chiamata un'architettura ipogea, vedete, scavata per terra. È interessante. Altri punti per venire a vivere in Olanda. In me nasce il desiderio di scappare dall'Italia, venire a vivere in Olanda. È normale? Io vado. Dove vai? A vivere in Olanda, per caso? No. Prima ancora che potessi rendermi conto, un giorno era trascorso e io mi sono svegliato a casa del mio amico che abita a Rotterdam. Era il giorno della laurea di Silvio e ci dovevamo spostare a Delft, un piccolo paesino che ospita un'università di architettura importante oltre che figa. Ma la vedremo più tardi, intanto qualcuno si è appropriato della mia telecamera. Electric Power! Posso fare la partita? Mi sa che lo so fare davvero, vero? Sì? Campeggia? Ragazzi, un saluto da tutta la casa. Siamo qui, stiamo festeggiando oggi i 20.000 iscritti di Electric Power, che sono molto più importanti la laurea del nostro amico Silvio Pennesi, che si laurea a Delft. E quindi vi salutiamo. Erika, qualcosa vuoi dire? No? Chiamo Leonora se vuole dire qualcosa per i 20.000 iscritti di Filippo. Erika, vuoi dire qualcosa ai 20.000 iscritti di Leonora? Bravi, bravi, seguite Felipe. Questa è la vecchiaia. Qui si fanno tutte le grafiche a forma di cuore perché si vogliono bene, si amano tutti. Però Felipe, Electric Power è il risparmio energetico perché ha detto che poi per tutta la giornata dovrà camminare e chissà se ci riuscirà. Notare la scarpa da camminata già pistata di cacca e il calzino di il calzino secondo me è in grande spolvero per una facoltà d'architettura. Damn. Yeah.
Questo è un disegno prospettico, qui si mettono i piedini e si guarda avanti e si dovrebbe vedere una bambina che sta dentro un buco. Questa è l'università di Delft. Questa è la sala plastici. Qui si fanno modellini, questa è una roba assurda, eh? Guardate, lì si taglia tutto, sono servizi che l'università offre. Dopo gli ennesimi chilometri a piedi, abbiamo assistito al trionfo di Silvio che, dopo aver esposto la propria tesi e risposto a domande scomode da parte degli insegnanti, si è portato a casa un bel 10 con la lode. Sì, qui 10 corrisponde al massimo dei voti. Comunque qui in Olanda ci si veste così in genere, perché bisogna riflettere e accumulare il sole. Ciao Polletti, indovinate dov'è il nostro amico Electric Peo? Eccolo qua, sta dormendo, attenzione, è molto stanco perché alla fin fine i youtuber sono giovani. Vedete pure quali sono. E anche Felipe è giovane. Guardate quali sono. Attenzione Polletti. Sono le 3:18:30 e Felipe dorme almeno da 45 minuti. Felice, eh? Attenzione Polletti, eccolo qua. Era seduto disteso, sdraiato. Stanchissimo, eh? La vita da youtuber stressa. Anzi, guardate com'è giovane Erika invece. Erika, di qualcosa ai Polletti. Ciao. No, di ciao, sono giovane, non come Felipe. No, perché me l'hai detto tu, quindi non lo dico più. Allora, di qualcosa che te rende giovane. Eleonora, com'è la vita da espatriata all'estero? Oddio! Cosa ti ha spinto a lasciare l'Italia? La lasceresti di nuovo? No? Berlino è meglio di Venezia? No? Sì e no. Sì o no? È combattuta. Ok, bene. Michele, perché lavori a Maastricht? Marco, perché invece lavori a Rotterdam? Non lo so, cazzo, attivando la rete. Ok. Non vedo... Ma vuoi tornare in Abruzzo? No. Sì? Ma Giulianova proprio? No. Che bello. Colonia spiaggia? Casa mia. Casa tua proprio? Ragazzi, perché vi siete trasferiti in Olanda? Per la fega. Ah, per la fega? A posto, meraviglioso, grazie. Oh, ascolta, l'abbiamo chiesto a tutti. Ma anche solo tu per Electric Peo. Perché ti sei trasferito in Olanda? Non fare troppo il serio, sì. No, lo sai, non sono tanto bravo, è proprio dai, perché mi dai, oh, perché in Olanda ma devo far ridere o di dire la verità? No, senti, tutto quello. No, ma torniamo in Italia, Quindi tornerai in Italia. Lo rimettiamo in sesto sto paese. Quindi diciamo che tornerà in Italia. Dopo la giornata faticosa del giorno precedente e un sonno rigenerante grazie al fatto che mi sono accaparrato il posto letto più comodo, sono andato a farmi un giro in felice solitudine per mangiare qualche schifezza locale e comprarmi qualcosa di inutile. Questo Mivo, prezzo super onesto, su eBay sta a 60 euro. Non so se arrivare in Italia e venderlo a 50 così ci guadagno, oppure tenermelo perché è bellissimo. Adesso ce ne andiamo a Amsterdam, son. Damn boy. Questa è casca. Vedete, Amsterdam è piena di pericoli. Bevono tutti in barca. Forse per questo che i giovani vengono qua. Per bere in barca. Ah, happy birthday! Un compleanno su una barca, qui si usa così, ecco perché i giovani vengono a Amsterdam. Bella zio, wow, that's what I'm talking about. Io sto pensando solo ad una cosa,
portare a compimento le mie funzioni fisiologiche, ovvero mi sto cagando addosso. I giovani qui a Amsterdam pagano un caffè 2,50 euro per cagare, ok? Diciamolo. Ho pagato 2,50 euro, in realtà 5 perché l'ho offerto anche un amico, 5 euro per entrare in un bagno, ma è stato bellissimo. Appuntiamolo a come la miglior cagata del 2017, assolutamente. Ho passato il resto del pomeriggio a passeggiare, a farmi incuriosire da qualunque cosa come voci angeliche che cantano. Ma soprattutto a continuare a domandarmi, ancora e ancora, perché i giovani se ne vanno dall'Italia? Nel caso dell'Olanda non avevo ancora trovato un elemento abbastanza solido per rispondermi. Parentesi, questo buco sulla testa che ha Silvio gli è stato fatto la notte precedente come scherzo? Già, non ho mai la telecamera quando serve. Comunque, per distogliere la mia attenzione da questo quesito, ho deciso di svagarmi importunando i turisti che volevano una foto ricordo di una scritta. Già, una stupida scritta, se lo meritavano. Che cos'è? Plastica cos'è? Sono vetro. Non può essere vetro, si sente. No, vedi, guarda il cappello, hanno fatto così, si è già attaccato. Si è rotto sull'attaccatura. Resina epossilica, quella che si è rotto. Mi dico. Però è figo. Fa tutti gli architetti, come discutono. Mamma, se l'è magnato. Scommetto che era buono. La strada luci rosse che porta i giovani. No, a parte non so una cosa si può riprendere. Ma inquadratura su quella statua. Qua c'è una statua con un pene finto gigante. Adesso la sera. Bello. Guardate i dildo. Guardate i giochi erotici. Sono stanco, sono finito, basta camminare. Sì, sì, Amsterdam bella, però adesso ho la schiena a pezzi. Non so neanche se mi sentite né quanto forte devo parlare. E non mi interessa più sapere un cazzo dei giovani né niente. Voglio solo andare a casa e so che non ci andremo perché stiamo entrando in un bar magnifico. Sono seduto, molto bello stare seduto. Finita la pacchia. È finita la pacchia. Si torna a casa. Si torna a casa, è finita. Da Delft a Rotterdam. Da Rotterdam un bel aereo fino a Venezia. E da Venezia un bel treno fino a Ancona. E da Ancona un bel treno fino a Fabriano. Sarà un viaggio interminabile oggi. Ed è così che finisce la mia piccola odissea. È ora di tornare a casa. Non ho trovato una risposta certa al mio quesito, ma una cosa l'ho capita. A me piace il mio paese così come a tutti coloro che lo abbandonano. Non è sicuramente una scelta facile, ma, e questa è una mia opinione, non è la più difficile. Sono due le scelte. Una, scappo utilizzando la scusa che qui non ci sono opportunità, che non c'è lavoro e che la politica è un macello. Due, mi rimbocco le maniche e preparo il sederino a una giovinezza di duro lavoro, probabilmente al triplo del lavoro rispetto a quello che farei in altri paesi. Mi reinvento, mi aggiorno e mi creo il lavoro, affinché questo diventi un giorno il paese nel quale gli altri vorranno fuggire. A parer mio, la prima è la più facile. Che poi, io una vita senza il ciauscolo, la carbonara e tanti altri cibi preziosi italiani non la reggo proprio, manco per sbaglio.